questa qua è la piscina che ormai tutti conoscete perché ne avete di video, e volevo prendere questa stradina qui perché non so dove arriva, una curiosità, devo vedere un po' dove arrivava. Che scusi, belle queste villette a bordo piscina. Ah, qua ci stanno, ah, ci stanno pure i campi da tennis. Quello là è il nostro hotel. Ma pure i campi da tennis. Bello, ragazzi, non è straordinario, vi giuro. Poi faccio vedere pure le Khazar. Sono bellissime. Rosa. Bella. Molto bella. Adesso vi faccio vedere le Khazar, che sono delle ville proprio prettamente arabe, non come le ville che noi abbiamo visto. Quindi sono un po' più mediterranee, un po' più sono differenti totalmente. Quindi adesso vi faccio vedere le Khazar, che hanno un bellissimo una bellissima presentazione di cactus. Voilà. Tavoli da ping pong, eccetera. Qua abbiamo incontrato la bellissima tartaruga, che ci ha riempito di gioia una mezza giornata. Le tartarughe qua sono libere di fare tutto quello che vogliono. Allora, e quindi stiamo andando a vedere le Khazar. Ho detto, è un hotel talmente grande che voi non riuscirete, qua siamo sempre a bordo della piscina, però è talmente grande che voi ogni giorno scoprite un angolo completamente differente. Qua dietro alle rocce ho fatto il video di Piero Pelù. Guardate che bello tutto questo giardino curatissimo, complimenti a questi giardinieri. Ed ecco qua, queste qua sono le Khazar, sono per 12 persone e sono prettamente arabe. Guardate le finestre, così a me non piacciono come stile. Però guardate che bel ingresso, fighi d'India, molto molto bello. Guardate che bella arancia, va cango, guarda l'aloe vera. Andate qua, tipo come il giardino, non so se avete visto la puntata di Majorelle. Andate, ville prettamente arabe. Veramente molto 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 bello. Andate qua. Guardate qua che belle arance, rose da tutte le parti, è incredibile, ragazzi, veramente molto bello. Voilà. Certo, per chi ama la botanica,
Per chi ama la botanica vi garantisco che è uno spettacolo. Ah, ma questo è proprio tutto un cactus. Oh no. Per chi ama la botanica venire qua è una goduria. Guardate là, guardate che belle piante, ma guardate che rose, come escono le rose qui. Cioè di una bellezza disumana. Guardate qua che rosa. Guardate quella pianta quanto è enorme di cactus. Veramente molto bello, guardate qui. Ma si sente un odore che voi non potete proprio immaginare. Veramente non lo potete immaginare. Allora, adesso quindi andiamo dall'altro hotel perché dobbiamo cambiare. Guardate quante rose. Non vi potete immaginare l'odore, la sensazione, gli uccellini che cantano, qualcosa di inimmaginabile. Perciò vi ho detto, ogni angolo lo trovate poi completamente differente. Guardate, mamma mia, peccato che non posso registrare l'odore, oggi non vi so spiegare, non vi so spiegare. Guardate qua, rendete conto. Allora, queste qua sono una qualità di arance che servono per fare praticamente le spremute, no le spremute, le marmellate d'arancia. Quindi mangiarle così non sono gradevoli, però per fare la marmellata d'arancia va benissimo. Voilà. E quindi continuiamo il nostro cammino. Adesso vi faccio vedere dall'altro lato dell'hotel, faccio vedere praticamente. Allora, questo qua logicamente quello che voi state vedendo è l'hotel, la parte chic in cui le persone che sono residenti in questa parte di hotel possono accedere ai servizi della famosissima e bellissima piscina, e poi tanti altri servizi, a differenza dell'altro che è un po' più, diciamo, popolare, se vogliamo dire qualcosa del genere. Allora, più tardi. Poi ci sono tanti, qua è chiuso, ok, vabbè, ci sono tanti ristoranti e bar come questo che logicamente attualmente è chiuso. Allora, farvi vedere un po' tutto nel complesso. Là già abbiamo già pure inquadrato. Là siamo stati adesso a vedere la galleria. Allora, quella là rappresenterebbe l'ingresso principale. Qui non so che cosa ci sia, la prima volta che ci va. Questa poi rappresenterebbe la parte iniziale che vi ho fatto vedere di sera. Guardate che classe. Ho fatto vedere di sera, logicamente. Allora, quindi adesso andiamo all'altro hotel e vi faccio vedere i bellissimi negozi che ci sono per acquistare poi eventuali souvenir. Però noi andremo prettamente per cambiare un po' di soldi. Considerato che oggi andremo in questo qua poi rappresenterebbe il casinò. Allora, questa è l'immagine vista dell'hotel che voi vedrete anche su internet comunque. Allora, poi bellissime queste fontane, e quello là rappresenterebbe proprio l'ingresso, proprio con tutta la sicurezza, perché qua c'è molta sicurezza. Quindi fa un caldo, ragazzi, sono appena le 9 di mattina. Allora, quindi ci spostiamo, andiamo a vedere i vari negozi che non vi ho fatto vedere all'inizio. Vedete, sono proprio completamente separate le situation, però comunque lo stesso
È un bellissimo, bellissimo giardino. Guardate che cura. Vuole molta cura qua, ragazzi. Ah, questa qua quindi rappresenterebbe la piscina. L'altra, che avete già visto nei primi video, dove qua c'è logicamente il buffet. In cui potete fare acquisti vostri, cartoline, souvenir abbronzanti. Bonjour. Vestiti, tutte queste cosettine qua molto simpatiche. Possiamo acquistare tantissimi prodotti. Guardate questo qua, buffata di prodotti. Ma è enorme, vale un bosco di capo di mondo. È enorme. Mamma mia. Ah, e quindi li faccio sto giro. Guardate qua, è enorme, è enorme. Veramente molto, molto, molto bello. Mamma mia. Guardate sto pino argentato. Che bello. Voilà. Questo che credo che siano altre gazzaro, come si dice. Incredibile. Voilà. Meglio poi ritornare. Adesso andiamo. Voilà. E quindi adesso praticamente andiamo a cambiare domone per iniziare poi questa straordinaria avventura. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Allora ragazzi, ho cambiato. Adesso sì, è là. È là dove si va. Non faceva sì, ma sta lì. Ah ragazzi, ho cambiato in denari dirham, scusatemi, i denari sono quelli là tunisini, sempre in conto è la stessa cosa. Allora ho cambiato per la modica, allora 150 euro sono qui all'hotel cambiati 1627 dirham, è una cifra, devi stare attenti, una bella quantità. 1627 di là, presumo che all'aeroporto, non so, credo che all'aeroporto forse siano, potrebbe essere un 100 di in più, cioè questo è tutto il casino, quindi potete evitare tutta questa tragedia all'aeroporto, la fila, non è che cambia chissà di che cosa. Allora, quindi sono 1150 euro, 1327 di dirham. Quindi potete fare diverse cose, potete stare minimo 3-4 giorni. Io ho cambiato in fin dei conti fino adesso, perché noi spendiamo, diamo un sacco di mangio, 300 euro. Ok, a più tardi iniziamo con andare a visitare il Mammonia. Dopodiché visiteremo praticamente la piazzetta. A più tardi.